Regini, il tuo cuore verde. 40 anni di esperienza e professionalità ti attendono nel nostro garden. 7 reparti specializzati per ogni esigenza. Creiamo il tuo habitat naturale con magnifici giardini. Rendiamo indimenticabile con i nostri allestimenti il tuo giorno speciale. Regini, località Chiaruccia di Fano. Tecnolegno arreda la casa, bar e alberghi con tavoli e sedie realizzati con una progettazione personalizzata. Tecnolegno è leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti direttamente dalla fabbrica al consumatore. Visita il nostro showroom. Tecnolegno, tavoli e sedie. Di Guarda chi c'è, siamo tornati alla galleria Auchan di Fano e parliamo di pizzica salentina, perché vogliamo conoscere tutto di questo bellissimo ballo e lo facciamo insieme a Gabriele Bavona, che è presidente dell'associazione Musica dell'Anima. Benvenuto Gabriele. Grazie a voi dell'invito. Allora, io dicevo appunto in presentazione, vogliamo conoscere la pizzica salentina in questa puntata. Che cos'è la pizzica salentina? Dunque, la pizzica salentina è un ballo che ha origini antichissime. Questo ballo addirittura si dice che provenga dai culti dionisiaci e si è sviluppato nell'area della Magna Grecia, soprattutto qui della parte del Mediterraneo, ed è arrivato ai giorni nostri. La particolarità di questa danza è che mantiene questo aspetto sacro, perché l'aspetto del dio Dioniso è stato mutato nel riferimento sacro di San Paolo, che guarisce nella iconografia cristiana dai morsi delle serpi, dei veleni, dei ragni. Quindi c'è in mezzo questo mito del veleno, che la donna pizzicata dal ragno, che questo viene guarita da questo veleno con la danza. Quindi è una guarigione che non ha niente di chimico, ma ha solamente un aspetto spirituale, perché il veleno rappresenta il male della vita, questo ragno che inocula questo veleno. Ed è la musica e la partecipazione della comunità, del gruppo, che guarisce la persona. Ecco, quindi questa simbologia che appunto accompagna questo ballo, che poi vedremo assolutamente, perché siete venuti belli carichi, organizzati per farci vedere qualcosa. Però Gabriele, com'è nata l'Associazione Musica dell'Anima e quando? Allora, l'Associazione Musica dell'Anima è nata da una mia idea, perché io sono andato 11 anni fa in Salento, ho visto questa danza, sono rimasto folgorato e sono andato insieme a un'altra ragazza a Bologna a fare un corso, perché qua da noi non c'era niente. Quindi ho fatto 2 mesi di corso a Bologna, al ritorno ho cominciato con degli amici a presentare questa danza e si sono aggregate altre persone, e 10 anni fa abbiamo fondato l'associazione, che si è sempre di più diventata grande, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati i primi e che da noi sono derivate tutte le altre associazioni di pizzica del territorio. Ecco, quindi avete portato voi la pizzica a Fano? Sì, sicuramente. E adesso quanti siete? Che tipo di attività fate? Fate dei corsi di pizzica? Allora, noi siamo 70-80 iscritti. Attualmente stiamo facendo 2 corsi, uno a Pesaro e uno a Fano. Tutti gli anni riusciamo a fare dai 2 ai 4 ai 5 corsi a seconda delle possibilità, anche 2 volte l'anno. Quindi continuiamo nella nostra attività, poi veniamo invitati spesso e volentieri a manifestazioni ed anche a teatro. Siamo stati anche a Milano, Spazio Teatro 89, e per questi eventi particolari abbiamo creato delle coreografie
che raccontano la storia di questa danza dai giorni nostri alle sue origini. Quindi attraverso la danza, attraverso il ballo, noi spieghiamo che cos'è questa danza. E le coreografie ce le fate vedere in parte, ci fate vedere qualcosa stasera e avete creato proprio qualcosa sulla nota storica, quello che è stato veramente un fatto storico, più di un fatto storico. Brevemente, che cosa ci fate vedere stasera? Allora, questa sera iniziamo con una nostra coreografia che riguarda proprio il periodo delle streghe. Le streghe perché nel passaggio dal paganesimo al cristianesimo, prima che il riferimento diventasse San Paolo, il ballo venne proibito perché aveva come riferimento Dioniso. Chi ballava la pizzica era considerato una strega. Allora noi abbiamo preso questo piccolo frangente storico e abbiamo creato questa coreografia su questa danza e le nostre ragazze sono un misto tra le baccanti e le streghe. Poi vi faremo vedere un altro aspetto della pizzica, che è la pizzica scherma, che è legata a San Rocco, però non mi voglio dilungare. Comunque è un duello tra due uomini, per una contesa, in questo caso una donna, al ritmo della pizzica. E poi faremo la ronda classica, la pizzica di corteggiamento, che è quella che si balla attualmente nelle strade. Ecco, quindi siamo anche curiosi di vederli questi balli. Una curiosità, perché vediamo nel gruppo siete tante donne, però non è solo un ballo femminile. Sono tante donne. Sono tante donne. Sì, no, non è solo un ballo femminile, è anche un ballo maschile, però come in tutti i balli la predominanza femminile c'è e noi uomini siamo sempre in minoranza. Questa sera, dico la verità, ne mancano 4 o 5 per impegni che non sono potuti venire perché siamo di più, siamo una decina di uomini. Abbiamo una piccola rappresentanza. Una rappresentanza, però anche questa è una piccola rappresentanza di donne e come vedi sono in maggioranza. Allora, io intanto le farei accomodare le ballerine, i ballerini di pizzica di questa sera, venite pure. E Gabriele, volevo chiedere, noi diamo così qualche informazione generale, però delle notizie più specifiche dove si possono trovare, possiamo lasciare dei contatti dell'associazione? Come no? Allora, la nostra associazione è Musica dell'Anima, i contatti sono numeri di telefono. Quello che volete. Vabbè, allora diamo dei numeri di telefono che sono 330 91 25 49 oppure 345 700 62 26. Abbiamo la nostra mail che è musicadellanima@yahoo.it oppure www.musicadellanima.it. Chi è interessato può sicuramente andare a vedere. Noi adesso li andiamo a conoscere, i ballerini e i componenti dell'associazione Musica dell'Anima. Io chiedo a tutti velocemente un giro di nomi. Laura. Tiziana. Ah, da dove venite anche? Da Milano. Fano. Barbara Pesaro. Monica Pesaro. Melanie Pesaro. Massimo Pesaro. Ainara Bilbao. Martina Pesaro. Aida Albania. Quindi una bella rappresentanza da tanti posti. Adesso noi vediamo il ballo dell'associazione Musica dell'Anima. Ricordi quando eri villana, ci vivi nel nuci cuore zanguni. E mo che ha fatto lo sicchio dell'ana, te faci chiamare signora madama. E mo che ha fatto lo sicchio dell'ana, te faci chiamare signora madama. Quando canta la città, la fuci fuce la columbara. Qua la vita è sempre mara e te mozzi casa cara. Qua la vita è sempre mara e te mozzi casa cara. Sagaro, sagaretta, fammi fare una spurtetta. La spurtetta se ne asciuta, San Giovanni la rinvenuta. La spurtetta se ne asciuta, San Giovanni la rinvenuta. Cino bene, buona annata, ne neciamo un'altra fiata. Cino bene, buona annata, ne neciamo un'altra fiata. Il
manimo se fa tu. Pizzica Salentina, noi concludiamo qui la puntata. Ringraziamo la Galleria Auchan che oggi ci ha ospitato e che anche nostro sponsore ci sostiene insieme a Reverde Regini Garden, Tecnolegno Tavoli e Sedie e Autoagenzia Buldrighini. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito. Una produzione Zarri Comunicazione. Regini, il tuo cuore verde. 40 anni di esperienza e professionalità ti attendono nel nostro garden. 7 reparti specializzati per ogni esigenza. Creiamo il tuo habitat naturale con magnifici giardini. Rendiamo indimenticabile con i nostri allestimenti il tuo giorno speciale. Regini, località Chiaruccia di Fano. Tecnolegno arreda la casa, bar e alberghi, con tavoli e sedie realizzati con una progettazione personalizzata. Tecnolegno è leader nella produzione di una vasta gamma di prodotti, direttamente dalla fabbrica al consumatore. Visita il nostro showroom. Tecnolegno, tavoli e sedie.